Ciao, mi chiamo Mattia Durski, sono venuto di Polonia e questo paese rappresento qui in Biennale di Firenze. Ho portato con me 3 quadri, tutti sono diversi come una tecnica, però l'idea di fare è sempre la stessa. Ci sono diversi come tecnica, così posso fare una spezzo di emozione che voglio far vedere per la gente. In questo che sta in mia sinistra, era fatto con una tecnica molto tradizionale, paint oil sul canvas. In questi altri sto usando tecniche più particolari, più moderne, diciamo, perché usiamo in epoxy lac. Il processo in quale si nascono questi quadri è importante. Per l'inizio sono tutte astratte, allora non ho un'idea come si finisce un quadro. Tutte pezze di quadro sono piene di colori e poi, piano piano, io comincio a tagliare tante cose per coprire con un colore, per far uscire una forma. Una volta si finisce così, che il quadro esce, che si nasce in processo, questa è l'idea. Allora cercare una forma che per me, io lo so che questo è subiettivo, era perfetta. Non ogni quadro, questa cosa si finisce così. Allora, per questo quadro, se lo vedete, adesso è tutto rosso, un po' di giallo, un po' di verde, però prima, quando io ho iniziato, tutti questi colori stavi in questi posti. Allora, non è una doppia faccia come abbiamo adesso, è un quadro totalmente astratto. E poi tu guardi qualche punto in quadro per trovare qualcosa che è più figurato. E così comincia da qui, allora in questi intorno, cominci a coprire con colore e sono uscite queste cose qui. Alla fine ometto in questi quadri più moderni un liquid che è in queste resine, per fare lucidità, fare impressione che qualche luce viene dal quadro fuori. Invece questo quadro è un po' di differente, perché questo rosso è più moderno di tecnica. Questo è proprio un classico. In tecnica che io ho fatto si fa con tante prove di mettere un lac, un epoxy e colore trasparente. Allora, primo stava giallo, pure queste parte, e poi piano piano si mettiamo un specchio di lac e poi colore trasparente, prima verde, blu, rosso, e ti fa entrare pure in luce dentro e essere fuori. Questa è la tecnica che mi piace di più, è abbastanza moderna, però sempre guardando in tecniche vecchie. Biennale in Firenze è una festa, diciamo, per me, una cosa speciale, perché ci troviamo qui tante gente per tutto il mondo, con atmosfera molto familiare. Questo mi piace molto, è un'esperienza per me che penso che in futuro voglio riprendere un'altra volta. È stata una bella idea trovare tutti questi artisti in questo posto grande, però per cuore, sempre stretto, sempre con vera amicizia.